purtroppo questo appezzamento è distrutto, quindi non riusciamo a prendere nemmeno le spese che si riescono a fare. Avevo 400 piante epite uva e se l'ha portata via. 200 piante di tutti i quali di frutto. L'ha portata tutta via. Sono rimasto solo a Pietro. E la piana di vento. Dovevo fare io per andare a Rossano Paese, dovevo fare 10 km di strada, quando di qui al paese c'è 2 km. Semplice. Pulite i fiumi. È così semplice. Pulire i fiumi, in modo che l'acqua possa defluire. A più di un anno dall'alluvione del 12 agosto 2015 che ha duramente colpito il territorio della Sibaritide, siamo tornati in alcune delle zone che hanno subito danni. Agrumeti distrutti, uliveti insabbiati, detriti trascinati dai torrenti che ancora devono essere tolti. Tutto sembra abbandonato all'incuria. Gli alvei dei fiumi e dei torrenti a monte della strada statale 106 nel territorio di Rossano sono pieni di detriti e devono essere ripuliti. Ma come mai nessuno provvede? Cosa succederebbe se dovesse verificarsi una nuova alluvione? Sono questi gli interrogativi a cui bisogna trovare una risposta. Subito dopo l'evento dell'anno scorso, come Coldietti consigliamo alla Regione Calabria di prendere 4 milioni del vecchio PSR 2006-2014 e di metterlo a disposizione di Calabria Verde per poter intervenire nel ripristino dei torrenti, dei fiumi, dei passaggi. Ma purtroppo a distanza di più di un anno non abbiamo ancora contezza di quello che Calabria Verde ha fatto per questo territorio. Non sappiamo se c'è una progettualità idrografica, non abbiamo visto nessun intervento. Che fine hanno fatto i 4 milioni di euro? Il presidente regionale della Coldiretti, Pietro Molinaro, è venuto sul posto per un sopralluogo. Sarebbe importante istituire un tavolo tecnico con la Regione, la Prefettura e Calabria Verde per capire il da farsi. Noi diciamo alla Regione che l'ente che gestisce poi i soldi del PSR va bene se Calabria Verde avesse iniziato i lavori, insomma, se è nelle condizioni di farlo subito, ma soprattutto vogliamo condividere le priorità, perché 4 milioni sono importanti, siamo consapevoli che non si può fare tutto, vorremmo che questi soldi si spendano per fare, diciamo, gli interventi essenziali affinché, diciamo, il rischio diminuisca. Intanto, questi fondi del PSR, pari appunto a 4 milioni, a breve dovranno essere rendicontati, quindi la parola d'ordine dovrebbe essere interventi subito. Capire innanzitutto Calabria Verde da che punto è per l'inizio dei lavori, altrimenti se è impantanata, spostarli magari sui consorzi di bonifica, che sono molto più snelli nel poter fare questi lavori. Basta, questi con pochi soldi riusciamo a rendere, a mettere in sicurezza tutti i torrenti che sono a monte della 106, che partiamo sia al nord di Rossano, che sono il Gran Bisato, il Fosso del Fico, il Momena, il Fellino, l'Armenio, e a sud di Rossano abbiamo il torrente Frascone, il torrente Umbrica a monte che sta inondato a Grumeti, abbiamo ancora altri torrenti, altri fossi, il Santa Venere, sono tutti i torrenti che in questi momenti hanno gli alvei pieni. Il consorzio di bonifica è sempre stato presente sin dall'immediato, da quando si è verificato l'evento alluvionale del 2015, quindi sempre comunque vicino anche alle popolazioni colpite. Qual è il ruolo oggi del consorzio di bonifica e quale potrebbe essere il ruolo di questo ente se dovesse appunto essere inserito in una progettualità apposita? Beh, guardi, il nostro ruolo è quello di operare per l'ordinarietà dei lavori, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto prima dell'evento del 12 agosto 2015, poi siamo stati noi inseriti, abbiamo lavorato nell'emergenza a fianco di tutte le altre forze, della protezione civile, dei vigili del fuoco, di quant'altro, abbiamo lavorato solo per uscire dall'emergenza e stiamo continuando a lavorare anche dopo l'emergenza, per quelle che sono le nostre competenze, cioè l'ordinarietà, abbiamo pulito
tanti fossi sulla zona di Rossano, sulla zona di Corigliano, ma in tutta la pianura di Sib. È chiaro che noi, se saremo coinvolti e inseriti in una progettualità con la Regione Calabria, con la Protezione Civile, con Calabria Verde, con chiunque sia abilitato a fare, noi siamo disponibili a collaborare, a fare la nostra parte, a dare la nostra mano, perché noi abbiamo mezzi e uomini che possiamo impegnare come dire, a dare un sollievo a questa problematica che, come abbiamo visto oggi, è ancora c'è tanto da fare. A risentire dei gravi danni sono soprattutto i proprietari di piccoli appezzamenti di terreno. Qui, a quanto pare, non c'è nessuno che risarcisce. Al danno la beffa, niente risarcimento, ma neanche il ripristino dei luoghi. Un anno di distanza abbiamo il terreno è uguale come era prima, un anno fa. Noi, il nostro agrumeto è stato disintegrato, non ci è rimasto niente. Purtroppo ancora siamo nello stesso stato di un anno fa. Purtroppo questo appezzamento è distrutto, quindi non riusciamo a prendere nemmeno le spese che si riescono a fare. Siamo nelle mani di Dio. Quali interventi avete visto su questa zona? Hanno fatto l'intervento, diciamo, sul fiume al momento e non è stato più ripristinato. Siamo in condizione con dei blocchi di cemento per, giusto per tamponare, e ancora siamo dopo un anno siamo sempre allo stesso punto di partenza. Ancora oggi, in quello che una volta era un fiorente agrumeto, oggi invece che cosa si trova al posto delle piante? Allora, nel nostro agrumeto si trovano copertoni, pezzi di macchine, fusti, c'è di tutto e di più. Quindi siamo in condizione che non riusciamo a muoverci, perché abbiamo chiesto aiuto al comune e il comune ci hanno stretto le spalle, quindi siamo sempre al punto di partenza. Praticamente questi detriti noi non li possiamo toccare, perché dovrebbe essere il comune o qualche altra ditta a ripristinare come era prima. I detriti negli agrumeti, nella zona bassa in cui si sono riversati i torrenti, sono delle vere e proprie discariche, quindi si tratterebbe di fare una bonifica del territorio. Non possono certamente farlo i privati, ci vogliono anche delle specifiche autorizzazioni. E allora, cosa si aspetta di intervenire? E soprattutto, dove portare questi detriti? Al momento ci risulta che non sia stata neanche individuata un'area dove poter poi depositare questi materiali in attesa di una bonifica, e questo sia per il pubblico che per il privato. Inoltre, noi ci siamo occupati dei fossi principali. Qualcuno obiettava dicendo ci sono fossi di serie A e fossi di serie B. In realtà questo è vero, nel senso che ci sono una miriade di fossi interpoderali che sono anche quelli già pieni, cioè senza piovere sono già pieni, ma di terra, per cui anche su quelli là si dovrebbe intervenire. Però capite la difficoltà, perché pure se sono fossi di competenza privata, quel materiale non sanno veramente dove scaricarlo. Coldiretti Rossano ha valutato diverse alternative, si è addirittura immaginato di organizzare delle squadre di volontari composte dagli stessi agricoltori, ma c'è bisogno di concertazione con le istituzioni competenti. Le idee non mancano, basta solo essere operativi. Intanto si potrebbe anche pensare che gli alberi dei fiumi potrebbe essere dato a privati per la ripulitura, ma senza fondi pubblici, cioè si dovrebbero ripagare col materiale che prendono. Col materiale estratto, magari solo con una supervisione che non sia inquinato o altro, e quindi potrebbe essere utilizzato per terrapieni di autostrade, di opere pubbliche o qualcosa. Quindi anche industriarci, perché noi non è che possiamo fare solo le denunce senza mai proporre una soluzione, quindi anche questo potrebbe essere una soluzione.
anche nel momento in cui potremmo fare un accordo tipo il consorzio di bonifica mette i mezzi e l'amministrazione comunale potrebbe mettere il gasolio, sto fantasticando, ma anche in quel momento per intervenire su dei fossi che sono di competenza regionale abbiamo bisogno comunque delle autorizzazioni e comunque delle coperture scientifiche con degli studi, perché molte volte poi accumulando i detriti sugli argini potremmo anche provocare degli altri danni, essere noi stessi soggetti a delle richieste di danni. Quindi capite che la situazione è un po' delicata, ma soprattutto dobbiamo uscire da questo stato di, come dire, di rassegnazione, cioè questo non bisogna farlo. Noi non stiamo qua ad accusare nessuno, che né enti pubblici, né, però non possiamo rassegnarci, cioè la rassegnazione non deve far parte del nostro carattere, del nostro DNA. Noi abbiamo visto prima anche con voi degli agricoltori sul cucuzzolo della montagna che non si sono arresi, si sono rimboccati le mani e stanno andando comunque in campagna. Se devono fare 10 km fanno 10 km, se devono evitare di venire in città evitano, ma se devono andare a dare da mangiare agli animali vanno. Quindi non hanno rinunciato a ciò che è loro, a ciò che sentono, al proprio territorio. E noi dalla parte nostra non li possiamo abbandonare, cioè dobbiamo apprezzare questi atteggiamenti di persone che non hanno abbandonato le loro posizioni, non hanno abbandonato il presidio sul territorio, ma sono andati e dove era possibile hanno anche ripristinato i luoghi. Zona Acqua del Fico, il signor Antonio Sommario è il proprietario di un terreno che è stato smembrato dall'alluvione e ha perso tutto. Ad agosto dell'anno scorso ha piovuto, qui c'era una sorgente d'acqua e se l'ha presa tutta con una vasca fatta a mattone all'antico rotondo e se l'ha presa tutto in maltempo. C'era un porcino con quattro maiole dentro e se l'ha portato tutto via. Aveva oltre 400 piante epite uva e se l'ha portato via. 200 piante di tutti i quali frutto. L'ha portato tutto via, sono rimasto solo Pietro e nient'altro. Adesso camminiamo su un taglio mare, potremmo una macchina lasciata per ci poter vedere. Tenisi qua c'è l'olivo per un anno, che stai aspettando per l'olivo, ma se subito per un altro non li possiamo anche lasciare perché gli sono taglio mare. Quindi volevo almeno lasciare una cosa provvisoria per poter camminare, per poter portare una cosa alla casa. Prima c'era una strada che fiancheggiava il percorso del fiume, ora il letto del fiume è più alto perché è pieno di detriti e della strada non c'è più traccia. Quindi per accedere al terreno siete costretto comunque a percorrere il letto del fiume. Qua mi fatto su poche scavo perché c'è un'altra sorgente qua e per non perdere l'altra sorgente con la mia comunità mi fatto su lavoro che mi spesero 300 euro per non poter fare l'acqua. Ma l'acqua viene giunta, non mi viene giunta, signor signore. Se viene una pioggia tutto sul terreno se ne va al mare e copre la gente e tutti i casi se ne hanno a terra. Quindi gli unici interventi finora sono stati quelli che avete fatto privatamente? Abbiamo fatto privatamente, siamo spesi 500 euro e 300 euro con il signor K. Le istituzioni niente? Non è venuto niente. L'hai cercato per piacere al comune proprio in aiutata di Ruspa. L'hanno promesso, sì, però non è venuto nessuno. C'è qualche agricoltore che si è recato in regione per avere delle risposte, ma ad oggi non si registrano novità risolutive, tanto il rammarico nelle sue parole. Il discorso è che dopo l'alluvione dell'agosto dell'anno scorso non è stato fatto nessun lavoro, non è stato preso nessun provvedimento. Come potete vedere, il letto del torrente è pieno di detriti, fino al massimo, non è mai stato così pieno di detriti. Sono venuti giù intere colline e questo materiale è sceso nel torrente. C'è stata una vera e propria bomba d'acqua l'anno scorso, inaspettata. Non era mai, erano forse una ventina d'anni che non si verificava un evento del genere. Un evento eccezionale e come tutti gli eventi eccezionali bisogna in qualche modo porre rimedio. D'altronde noi paghiamo le tasse, paghiamo il consorzio di bonifica, siamo assoggettate, non abbiamo irrigazione per quanto riguarda il consorzio di bonifica, essendo a monte, zona collinare, ci troviamo in una zona svantaggiata, sono tutte particelle che ricadono in territori parzialmente montani, per cui penso che le istituzioni,
gli enti preposti, la regione, il consorzio di bonifica, l'igiene civile, chi è, non lo so, si devono far carica di questa situazione. Il pericolo è evidente e non si può vivere sperando che non si verifichino più eventi così eccezionali. E qui c'è un pericolo soprattutto dei fondi a valle, perché io penso, temo, che se questo materiale con un ulteriore piena nel periodo invernale possa essere portato a valle, ci saranno delle conseguenze non indifferenti anche per la località Momena, per le case del mare, per la stessa centrale termoelettrica Enel, perché più sotto il torrente ha rotto gli argini e ha preso, diciamo, una canalizzazione diversa, va verso la centrale termoelettrica Enel. Infatti l'anno scorso è stata anche interessata dai detriti, come la statale 106. Quindi qui bisogna assolutamente fare qualcosa per cercare di rimuovere questi detriti e dare una canalizzazione al torrente come era originariamente negli argini. Chi abita in contrada Acqua del Fico deve far fronte quotidianamente a tanti disagi, anche quelli dovuti ai collegamenti con l'area urbana. La strada che porta al centro di Rossano è stata chiusa temporaneamente perché la presenza di massi la rende inagibile, ma da allora è passato un anno. Un anno esatto, sì, inagibile, ci hanno chiuso la strada dicendo che la parevano a breve, però poi ce l'hanno chiusa e dicono che l'hanno lasciata di sopra aperta, e di sopra è più danneggiata di sotto. In poche parole. Sopra si esce in montagna, in pratica. È bella piena di vento. Dove dovevo fare io per andare a Rossano Paese? Dovevo fare 10 km di strada, quando di qui al paese c'è 2 km. Abbiamo visto salendo ci sono dei massi, dei blocchi, il cartello che la strada non è transitabile. Qualcuno insomma riesce a passare rischiando, no? Le persone sono tutte dolenti, ci sono tanti proprietari che ci devono raccogliere l'olive, qualcuno non lo so chi, ma l'hanno aperta così, dicendo che l'hanno aperta ma non per le macchine, insomma, per andare quasi a piedi. E questo, cosa... senza strade, senza niente qua, senza acqua, senza solo la luce ci abbiamo. Cosa si sente di chiedere alle istituzioni? Io non credo più alle istituzioni, non credo in niente, perché noi votiamo sempre le stesse, loro si fanno i fatti loro e noi siamo sempre danneggiati. Dicono che aggiustano, ma quanto aggiustano? Erano arrivati dei fondi per la sommergenza, però insomma per queste cose. Che noi io particolarmente dico, non ho venduto mai l'olio, non mi pagano i danni che ho avuto. Quando io questo olive ce l'ho per comodità di casa, non è che ci faccio una grande industria. E dicono che no, i fatturi, che non ho venduto l'olio e non mi pagano esattamente, non mi pagano i danni che ho avuto del maltempo. Pure danni ne avete avuti? E come no? Come no? Non c'è rimasto quasi niente qua nella mia proprietà, piccola proprietà. Come avete fatto una stima personale dei danni? Sì, l'ho fatto, c'erano circa 10.000 euro di danno, non è che è un granché nella mia terra. Dicono che non ho mai venduto l'olio e non mi toccano. E non ho diritto a risarcimento. Il nostro stato d'animo è quello alla conta dei danni, perché essendo appunto a valle, nel mio caso specifico, lì dove avevamo delle colture da reddito abbiamo subito dei danni che, anche se non ingenti, hanno determinato l'abbassamento del reddito, per cui mancati guadagni, quindi lì dove c'erano delle colture agrarie che potevano essere ortive o arboree, noi abbiamo avuto i terreni praticamente ricoperti da detriti e abbiamo avuto la fortuna di non avere particolari ristagni, proprio perché l'agricoltore in sé, nel proprio appezzamento, riesce in qualche modo a tutelare i propri terreni con i canali di scolo, che possono essere anche secondari, però sono regimentazioni di acqua interna che ogni agricoltore fa per tutelare il proprio appezzamento. La Coldiretti non ha lasciato soli i piccoli coltivatori. Tanto noi cerchiamo di raccogliere tutti i loro stimoli e soprattutto noi cerchiamo di dare loro la forza per continuare. Noi, se siamo qui ogni giorno a presidiare questi territori, è proprio perché non ci occupiamo solo della burocrazia delle nostre aziende, ma ci vogliamo occupare delle nostre aziende anche sul territorio. Noi non ci arrendiamo, pensiamo che ce la possiamo fare, e ce la possiamo fare percorrendo tutte le vie legali che esistono. Ma per vie legali intendo le cose consentite per pulire, non intendiamo altre cose. Noi ormai dobbiamo essere un po' più materialista, crediamo quando le cose vengono fatte, e lasceremo stare queste battaglie, non solo a parole ma proprio con i fatti, solo quando i fossi saranno ripuliti, perché secondo noi, vedendo in tutte le possibili strade, ce la possiamo fare.
Molte aziende agricole sono costituite da piccoli imprenditori, il loro reddito familiare viene dalla terra, qualcuno ha speso tutto quello che aveva per estirpare l'agrumeto, altri soldi per presentare le domande di risarcimento e quindi le perizie giurate necessarie. I risarcimenti non sono arrivati, gli interventi non sono stati fatti e non ci sono più risorse per poter reimpiantare. Ma tutti questi interventi hanno bisogno di uno strumento tecnico di base. Cosa si può fare? Allora, la prima cosa, bisogna fare uno studio idrografico con calma e capire innanzitutto come migliorare la fluidità dell'acqua verso valle. Innanzitutto ripulire e ripristinare gli alvei di questi torrenti. Poi, tra le aste fluviali del Momena e del Fellino ci sono numerosi fossi che in tempi normali hanno una piccola portata d'acqua. In tempi di piogge eccezionali come quella dell'altra volta, questi fossi diventano dei grossi torrenti che poi alla fine vanno a sfociare nelle case che sono sul litorale, nelle case che sono sul mare. Allora, attraverso uno studio idrografico andrebbe studiato come poter portare lo sbocco di questi fossi nelle aste fluviali a fianco, per evitare appunto che queste masse d'acqua finiscono liberamente senza sfogo nelle case che abbiamo sul litorale e a ridosso della 106. Stessa cosa per quanto riguarda il mondo della zolfara, stessa cosa il mondo della fossa. Questo chi lo deve fare secondo lei? Il comune, la regione, insomma c'è questo balletto tra enti. Secondo me il comune dovrebbe dotarsi uno studio idrografico del territorio. Una volta fatto questi, fare la progettazione, anche con il nuovo PSR c'è la possibilità di presentare progettazione, c'è il bando che purtroppo scade già i primi novembre, c'è la possibilità di presentare tramite il consorzio di bonifica progettazione per il rischio idrogeologico, appunto la salvaguardia del rischio idrogeologico. Perciò non è che uno deve mettersi il mondo avanti e fare tutta la progettazione, tutto il territorio comunale in un anno oppure in una programmazione, però fare uno studio di massima e cercare di presentare un pezzo all'anno di progettazione per cercare di mettere in sicurezza tutto il territorio comunale di Rossano. Nel frattempo si susseguono gli incontri, i dibattiti e si discute il da farsi. La situazione qui non cambia. Una cosa è certa, il nemico non è solo il potenziale maltempo, ma la burocrazia e i burocrati.